servizi di neuropsichiatria infantile non adeguati, edifici scolastici pieni di barriere architettoniche. Ecco alcune delle criticità evidenziate nell'indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori, approvata dalla Commissione parlamentare per l'infanzia sotto la presidenza di Michela Vittoria Brambilla. È dovere dell'Italia mettere al primo posto dell'agenda della salute chi è più in difficoltà, i bambini diversamente abili in questo paese sono gli ultimi degli ultimi. Questo non è assolutamente giusto e quindi noi oggi denunciamo questa situazione con la speranza che finalmente la politica si ravveda e capisca che anche chi non ha voce e che magari non vota e magari non scende in piazza ha tanti e maggiori diritti di chi si fa più sentire. La prima cosa che chiederà il Ministro della Salute? Il Ministero della Salute ha appena messo a punto nei LEA alcune misure che sono solo un primo passo e quindi è chiaro che deve esserci nel Ministero della Salute la consapevolezza che il cammino per portare a termine il percorso riabilitativo dei bimbi diversamente abili è un cammino lungo, è un cammino che li accompagna per tutta la vita, perché la riabilitazione, e questo è stato dimostrato, può portare risultati fino a qualunque fase della vita, quindi bisogna continuare a lavorarci, continuare a dare assistenza a queste famiglie, mentre oggi quando le famiglie vanno a casa finita la terapia acuta, purtroppo sono sole e non c'è assistenza per queste famiglie come dovrebbe esserci anche dal punto di vista psicologico, perché gestire comunque drammi importanti di questo genere non è semplice. Noi dobbiamo cambiare tutta l'offerta di servizi, mentre oggi ci sono trasferimenti per lo più di denaro con la devoluzione alle regioni, la cosa poi anche difficilmente omogenea, ma non in termini di servizi. E onorevole, senta, per quanto riguarda le barriere architettoniche, sia nelle strutture scolastiche ma anche nelle strutture ospedaliere, sanitarie, c'è una presa in carico di questa situazione? La cosa che è fortemente negativa è che se da un punto di vista normativo noi abbiamo normative che prevedono ad esempio il diritto all'istruzione in maniera molto chiara, poi nei fatti non si riesce a realizzare. Perché? Perché gli insegnanti di sostegno sono di fatto la metà di quelli che servirebbero, ma poi perché circa il 50% degli edifici scolastici ha barriere architettoniche, quindi come può un bambino diversamente abile accedere al suo diritto all'istruzione se non riesce a entrare nell'edificio scolastico, se non ha dei servizi igienici dove potersi recare che gli permettano di entrare con una carrozzina? Ecco, anche questa è una cosa che è inconcepibile in una grande Italia civile. Io oggi parlo di minori, ma noi sappiamo che sono diversi milioni le persone diversamente abili anche in età adulta che vivono questo problema tutti i giorni. Allora ci si riempie la bocca di civiltà, di grande progresso, di grande paese civile e poi siamo ancora a questo punto.